Nella domenica prima del Natale la Fiorentina si regala un Natale sereno, portandosi al di fuori della zona rossa di classifica e donando alla Virtus Castelfranco, principale inseguitrice della capolista, un assist che li porta a meno uno dalla vetta. L'Alfonsine soffre non poco gli attacchi dei padroni di casa che schiacciano gli avversari nella propria metà campo. Il ritorno di Enchisi, annunciato dal calciomercato, viene premiato con la prima da titolare. Fia subito avanti, dal corner arriva il colpo di testa di Cuomo che termina a lato dopo un'uscita fuori tempo del portiere Lusa. La giornata nodra, retroguardia ospite, si vede quando Docente riceve un gentile omaggio, ma l'attaccante ex Rimini non riesce ad approfittarne come dovrebbe, come del resto anche Cuomo. L'occasione capita ancora una volta alla Fia, la discesa di Enchisi viene snobbata appositamente da Docente per il più libero Piscaglia, che da buona posizione colpisce malamente la sfera. Docente poco dopo è lui a crearsi l'occasione dell'1-0, ma Lusa chiude ottimamente lo specchio della porta. La Fonsine osa anche farsi del male da sola, quando Sarto, nell'anticipare Docente, rischia un incredibile autogol. Gli attacchi dei locali si prolungano anche in questa fase di gioco, quando la FIA vorrebbe un penalty non assegnato dal direttore di gara, mentre su fine di prima frazione si vede finalmente la Fonsine. Su questo cross di Innocenti vanno alla battuta prima Montemaggi e infine Sarto, con un nulla di fatto. Ma al 45esimo esatto Alberigi inventa il tiro della domenica, piattone da fuori area che si infila nel set alla sinistra di Lusa, facendo esplodere Nicoletti. 1-0 meritato per la FIA e replay meritato in questo caso anche per Alberigi. Fia, che a inizio ripresa potrebbe chiudere già i conti se Docente non trovasse il palo sulla propria strada, mentre poco dopo è Cuomo che viene chiuso in uscita dall'attento Lusa. La Fonsine continua ad essere assente, Lusa viene chiamato nuovamente all'intervento su questo tiro di Docente, ma quando sembra che la pratica potrebbe chiudersi, Cecchetti si divora così l'occasionissima del 2-0. La giornata nerissima della Fonsine viene testimoniata da questa entratazza di Bertoni, meritevole del cartellino rosso. Ma l'espulsione paradossalmente sveglia la Fonsine, che ha modo di recriminare per questo atterramento in area di rigore di Innocenti, il quale poco dopo da calcio piazzato chiama l'intervento non certamente facile Passaniti. Ma la FIA non si scompone, anzi il 2-0 arriva al 90esimo, punizione guadagnata al limite dell'area di rigore, ci pensa Docente che viene più ammurato per poi trovare il pertugio giusto infilando Lusa per la seconda volta, dando 3 punti alla FIA Riccione e andando a festeggiare il gol con la panchina e con la relativa tifoseria. Una vittoria all'inglese, ma soprattutto una vittoria di squadra, e se quanto fatto vedere già oggi verrà seguito alla lettera anche nel giro di ritorno, ne siamo certi, per la FIA la strada verso la salvezza si mostrerà certamente più tranquilla.